Buonasera, buonasera, benvenuti a Se Stasera Sono Qui. Il pubblico fresco fresco è appena arrivato, guardate. C'è ancora gente che si deve sedere. Che qua è tutto così, tutto veloce, grazie. Madonna, esagerati. Esagerati. Allora, dall'entusiasmo del pubblico uno direbbe, allora mi piacerebbe sapere se stasera siete qui perché, però prima voglio parlare dell'attualità. Allora, sapete che c'è, hanno detto che la 7 è in vendita, a parte che è in vendita da un sacco di tempo sta 7, ma com'è che nessuno se la vuole comprare, non lo so. È tipo casa di mia nonna, però la casa di mia nonna almeno c'è la ferrovia vicina, uno lo capisce, qua non si capisce che cos'è il problema. Però a quanto pare è stata smentita la notizia che se la voglio comprare Mediaset. Avete sentito? Li leggete i giornali ogni tanto voi? Siamo in Italia, c'è Monti, Berlusconi se n'è andato, sapevate? Vi sto aggiornando stasera. Però secondo me, cioè è vero che Mediaset non vuole comprare la 7, anche se qualche dubbio ce l'ho, qualche sospetto diciamo, visto che ci abbiamo qua Pier Silvio in prima fila. Buonasera, benvenuto. Oh! Se comunque, se ve la doveste comprare, io non faccio come Mentana, io resto, c'ho anche il nome, Mediaset la potete chiamare. Va bene, buonasera Presidente. Mi piacerebbe chiedervi se stasera siete qui perché, siete qui stasera? Vado da te perché c'è una camicia a quadretti che non si può non notare. È una buona scusa per avvicinarmi. Come ti chiami? Vanessa. Vanessa, sei di? Milano. Se stasera sei qui è perché? Per vedere te. Mamma mia. Che ruffiana. Invece tu sei... Sono Stefano. No, scusate ragazzi, vi devo fare sentire il suo nome perché voi non ci crederete. Stefano. Sì. Di dove sei Stefano? Sono di Messina. Di Messina. Stefano. Come mai Mio nonno emigrò in Ecuador e mischiò il nome tra Stefano e Stefano. Ecco Stefano, che te lo sbagliano tutti questo. Sì. Stefano, che lavoro fai? Gestisco un golf club. Una cosa normale, tu sei un uomo normale, nella media nazionale. Senti Stefano, mi vuoi fare da valletto stasera? Ti lascio il microfono, quando mi serve per parlare con qualcuno del pubblico? Mi alzo. Sì. Vabbè. Se vuoi allungare anche da seduto. Però non devi fare errori, non è che lo butti per terra, fai casino, parli con la fidanzata, dici sta stronza nel microfono mentre è acceso il microfono. Va bene. Ma se stasera sei qui è perché? Per te. No, vabbè, qualcuno che dice una cosa meno sloccinata, non è possibile. Allora, aspetta, vado dall'altro lato. Guarda sto belloccio qua. Se stasera sei qui è perché? Per te. No. Ma se prima avevi detto che eri qua perché ti aveva comprato il biglietto lei? Grazie ad Alessandro! Stefano, mi ero scordata di lasciarti il microfono. Tu devi stare... Hai pagato il biglietto? No. Ah no, allora è giusto che lavori.